Guida Sicura con Gruppo Scuole Guida Bellunesi. Sono in una delle aule del gruppo Scuole Guida Bellunesi. Certo, se dovessi conseguire oggi la patente avrei qualche difficoltà rispetto al passato, perché conseguire oggi la patente rispetto a qualche anno fa è diventato più impegnativo e più difficoltoso. Se per certi versi, per alcune categorie di veicoli, l'età si è abbassata, per altri invece si è alzata. Ma tutte queste novità ce le facciamo spiegare come di consueto dal nostro bravissimo Alessandro. Sì Giorgia, ci sono stati tanti cambiamenti, è vero, per qualcuno l'età si è abbassata, per esempio per la patente di categoria B, con l'entrata in vigore della guida accompagnata i ragazzi possono mettersi alla guida già a 17 anni con un accompagnatore idoneo accanto, mentre le nuove normative entrate in vigore anche quest'anno hanno portato alcune categorie di patenti a vedere proprio l'età minima di conseguimento alzarsi. Per le patenti moto, per esempio, la vecchia patente A3 che si poteva conseguire a 21, adesso si può conseguire all'età di 24 anni, come per esempio quello che riguarda la patente di categoria D, quindi per la guida degli autobus. Sono state poi introdotte diverse, tante sottocategorie di patenti, la patente B1, C1 e D1, il vecchio patentino ciclomotore che adesso è diventata patente ufficiale è diventata una patente di categoria AM e quindi sottostà un po' anche a tutte le nuove normative che sono entrate in vigore. Alessandro, cambiano quindi anche le disposizioni per quanto riguarda la materia teorica e poi la pratica? Sì, è cambiato qualcosa sia per quello che riguarda la parte teorica, dove ovviamente l'introduzione di tutte queste nuove normative ha portato il Ministero a creare un numero di quiz nuovi che entreranno in vigore col 1° di ottobre, salvo slittamenti particolari, e anche per quello che riguarda la prova pratica di guida, dove gli allievi si trovano a dover sostenere una tipologia di esame molto più dettagliata e complessa rispetto ai loro predecessori. In questo caso qui l'esame è diviso in 3 prove, una prima prova atta a controllare anche quelle che sono le conoscenze sull'uso dei comandi, sulla manutenzione periodica del veicolo e queste cose qua, una seconda pratica invece relativa alle manovre e dopo la vera e propria prova pratica di guida con una durata anche un po' maggiore rispetto a quella di un tempo. Avranno l'imposizione di fare almeno 2 ore in autostrada, 2 ore extraurbane e 2 ore in ambito notturno. Questo è per poter avere l'accesso a sostenere poi l'esame di guida. E anche per oggi è davvero tutto, io ringrazio Alessandro e tutto lo staff del gruppo Scuole Guida Bellunesi, mi raccomando massima prudenza per le strade e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Guida Sicura con gruppo Scuole Guida Bellunesi.